my little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. Buonanotte a tutti. Scusatemi, sorpreso dalla telecamera mentre mettevi in ordine le innumerevoli carte. Il Dino Risi di questa sera è un film del 1976. Fra l'altro vorrei riprendere una vecchia tradizione. L'avevo dimenticato di fare per altri due film, darvi la durata del film. Fra l'altro la durata è considerevole, quindi cercherò di essere breve. Allora, Telefoni Bianchi, durata 111 minuti,10 secondi. Nel 76... Risi, diciamo, l'immediato prima e l'immediato dopo. Nel 73 aveva diretto Mordi e Fuggi, sempre nel 73 Sesso Matto, e subito dopo, nel 77, cioè un anno dopo questo film che vi presentiamo questa sera, La stanza del Vescovo e I nuovi mostri, film fondamentale quasi quanto i mostri veri e propri, che è compreso nel ciclo. Allora, che cos'è I Telefoni Bianchi? Telefoni Bianchi, che è basato su una sceneggiatura, su un soggetto di Bernardino Zapponi e di Dino Risi, intanto perdo la telecamera, con una sceneggiatura di Risi, Zapponi e ancora una volta Ruggero Maccari. Diciamo che è un tentativo, non si può dire completamente riuscito forse, ma è un tentativo di evocare tutto un periodo del fascismo, o più esattamente dell'ambiente del cinema sotto il fascismo, che in realtà non è mai stato completamente esplorato e raccontato. C'è tutta un'epoca, quella che fece il cinema degli anni 30 e che fu l'incubatrice di tutto il cinema degli anni 40, perché lì la gente fece i suoi primi passi, lì iniziò, lì tante persone di qualità ebbero il primo contatto col cinema o con la cultura cinematografica, che, ripeto, non è mai stato completamente esaminato dal cinema italiano. Poi bisognerebbe fare un discorso lungo e pomposo, diciamo, sui difetti e i pregi della storiografia cinematografica, cioè del modo in cui il cinema italiano ha raccontato l'Italia degli ultimi 50 anni. Ci sono moltissimi vuoti, moltissimi momenti neri, nel senso che non sono stati illuminati. Ma è un po' una colpa di tante cinematografie europee, che proprio perché hanno un'enorme storia dietro di sé, perché hanno una storia recente spesso imbarazzante o spesso esplosiva, spesso al cinema francese, hanno finito poi col parlare più volentieri del presente o del passato lontano che del passato prossimo. Telefoni Bianchi, non vi anticiperò la vicenda, ma certamente è il cinema italiano, visto con un'occhiata molto ironica, molto cattiva, dal 35 al 43. Vi sono dei personaggi fondamentali in cui si evocano altri personaggi realmente esistiti. Uno può vedere in Agostina Belli La ferida, se vuole, oppure vedere in un altro Osvaldo Valenti, non è assolutamente vero, ma insomma echi del tempo ci sono. Vi ricordo che gli attori sono l'Agostina Belli, che ho già ricordato e che va spesso ricordata con Risi, Cocchi, che è il famoso Cocchi Ponzoni, quello di Cocchi e Renato, Maurizio Arena, William Berger, Dino Toffolo e poi Gassman e Tognazzi, che sono totem del cinema di Risi. È un film riuscito? Non lo so, bisognerebbe forse rivederlo e analizzarlo molto accuratamente, ma è almeno un film in cui Risi ha cercato di rievocare un clima, di rievocare un ambiente, di rievocare un'epoca, guardandola con occhio stravolto spesso, con una ironia molto, molto, molto palese, anche molto forte. Ma questo mi fa pensare, e vorrei che vi rallegraste perché questa significa la fine della presentazione, ad alcune caratteristiche del cinema di Risi in generale. Io attengo qui ad un libro prezioso scritto nel 1900, pubblicato nel 77 dal mio amico Aldo Viganò, che fu uno dei primi a scrivere veramente su Dino Risi. E egli scrive, non a proposito di questo film, ma a proposito di Risi in genere, alla voce Il personaggio: il cinema di Risi è declinato al maschile.
Non solo sono maschi i protagonisti di quasi tutti i suoi film e gli attori che gli ha saputo maggiormente valorizzare, qui vedremo che la Belli ha un ruolo determinante, ma anche l'impostazione tematica e stilistica della sua opera rinvia in modo inequivocabile la tradizione virile, fra virgolette, di un comportamento, formatosi in quella particolare italianissima solidarietà maschile che nasce dalla quotidiana frequentazione del bar, dove si impara il gusto della battuta frizzante o dello scherzo crudele. Si gioca al biliardo, si parla di donne, di automobili, di calcio e anche di politica, dove l'apparenza assume un'importanza maggiore della realtà e il culto dell'amicizia come propri corollari, il vitalismo cialtrone e la capacità di bruciare ogni esperienza in un eterno presente. Mi direte che questa citazione, che è giustissima, forse calzerà meglio ad altri film di Risi che a Telefoni bianchi, ma è utile perché ci ripropone quello che è uno dei modi attraverso cui Risi racconta l'Italia. Guardate, non racconta se stesso. È vero che in certo senso ogni scrittore, quindi anche ogni regista, è Madame Bovary, come diceva Flaubert, che diceva Madame Bovary c'est moi, risaputissima e usatissima citazione. Ma è anche vero che nel mondo complessivo che nasce da un'attività, soprattutto se lunga, di un regista fortemente personalizzato, finisce col formarsi, al di là delle intenzioni del regista stesso, una visione del mondo che gli comunica ogni volta agli spettatori, perché è il suo modo di creare, egli non può che creare che in quel modo, e fatalmente questo modo di creare viene trasmutato da film a film. In questa rivisitazione, che ha momenti di caduta, ma che anche ha momenti di curiosa forza patetica, di un cinema scomparso e rabbioso, che però fu un cinema nel quale si formarono i fratelli maggiori di Risi, quelli da cui lui nel dopoguerra imparò a fare il cinema, ebbene c'è indubbiamente questa visione di cui ricordavo prima, non che sia la visione di Risi, attenzione, ma che è la visione di un mondo visto attraverso questa ottica del personaggio maschile che così fortemente condiziona la nostra narrativa e la vita italiana di molte generazioni. È un film, credo, che va riesaminato e rivalutato. Mentre alle mie spalle appare un Dino Risi un po' più giovane, ma sempre estremamente autorevole, io vi lascio e vi invito ad una buona visione.